si arricchisce l'offerta formativa dell'ITS Academy di Lanciano che ha presentato l'anno accademico 2022. Nuovi corsi, uno dedicato alla sicurezza informatica Cyber Security in partnership con Leonardo ed Adecco Italia ed uno dedicato ai servizi digitali avanzati sistemi software, progettato ed organizzato in collaborazione con Confindustria Servizi Innovativi Chieti Pescara, Polo Innovazione Automotive e le aziende associate. Presidente Paolo Raschiatore, inizia questa nuova avventura perché ci sono anche novità. Sì, la novità più grande è che da quest'anno siamo anche ITS di riferimento per l'informatica in Abruzzo, questa è la novità veramente più grande, ma soprattutto già da quest'anno siamo riusciti a far partire ben due corsi differenti, con collaborazioni differenti con le aziende, proprio nel settore dell'informatica, per un totale di 4 corsi che iniziano quest'anno. Per noi siamo veramente orgogliosi di questo risultato perché siamo orgogliosi anche da come è arrivato, dalla collaborazione che abbiamo avuto con tutte le forze del territorio, soprattutto le aziende grandi e meno grandi, il gruppo Servizi Innovativi di Confindustria, le aziende storiche e il nuovo partner importantissimo per noi, è un fiore all'occhiello, la collaborazione con Leonardo. Quindi non solo meccatronica, ma molto di più. Certo, perché appunto due dei corsi che partiranno sono relativi ai corsi di meccatronica, anche se è una meccatronica avanzata, quindi con contenuti elettronici ed informatici sicuramente importante, ma due corsi sono proprio specifici nel settore informatico. Vogliamo ricordare anche quali sono i risultati, gli obiettivi che si raggiungono anno dopo anno con l'ITS? L'ITS, io mi pregio di poter dire che ogni anno siamo considerati dal Ministero come ITS da premiare, e questo perché i risultati sono veramente importanti, soprattutto in termini di contenuti, di collaborazione con le aziende, ma anche di occupabilità degli studenti che escono dai nostri istituti. Non solo un lavoro, ma anche un buon lavoro. Vogliamo ricordare anche qualche percentuale, riferendoci alla occupabilità? La percentuale è praticamente prossima al 100%, gli unici che in qualche modo non vanno subito nel mondo del lavoro è perché fanno delle altre scelte, perché magari decidono pur dopo l'ITS di proseguire gli studi universitari, ma è prossima al 100%. Ricordiamo anche come si accede all'ITS? Ogni anno, per tutta l'estate, c'è uno o più bandi, bisogna informarsi sul sito del nostro ITS e rispondere a questi bandi. C'è un concorso, per fortuna ci sono anche tanti candidati, tante iscrizioni, e normalmente in ottobre ci sono le selezioni e quindi si arriva a quello che stiamo facendo oggi, che è l'inizio dei corsi. Aldo Sebastiani, responsabile del Centro di Eccellenza per la Cyber Security Leonardo a Chieti, qual è il valore di questa partnership? Leonardo, nella propria strategia di cyber security, ritiene fondamentale i percorsi di educazione verso un ecosistema aperto, con partnership su come questa verso l'ITS, dove si dà la possibilità ai giovani di intraprendere un percorso formativo importante che ha una ricaduta e un'integrazione, una sinergia col mondo industriale. Che tipo di corso vede il vostro intervento? Il nostro intervento è un corso su profili di cyber analyst, ovvero analisti nella cyber security che contribuiranno alla protezione di molte infrastrutture critiche del paese. Qui tutti i corsi sono mirati all'occupazione, ciò che voi rappresentate è un settore in crescita da questo punto di vista? Assolutamente, il nostro è un settore assolutamente in crescita, poi il mondo della cyber security, ma tutto il mondo che copre Leonardo è un mondo in crescita dal punto di vista sia del business ma sia anche di elementi importanti, no, per il sistema paese, in quanto la minaccia cyber è sempre più pervasiva, impatta su molti sistemi, dalla pubblica amministrazione, istituzioni e infrastrutture critiche del paese, e quindi coprire questo tipo di competenze e crearne è importante per il sistema.
Non posso che concludere sottolineando che la vostra realtà è veramente un fiore all'occhiello, non solo per la regione. Grazie. Noi qui abbiamo creato un centro di eccellenza, qui nel nostro Global Security Operations Center di Chieti, che è un centro internazionale e che vede la protezione di molte infrastrutture critiche del nostro paese, anche estere, e quindi assolutamente un centro di eccellenza per tutti, per Leonardo e per il sistema del paese. Tornando al corso, come verrà articolato? Parlavo prima di ecosistema aperto. Il corso verrà articolato in cui i ragazzi faranno delle formazioni presso l'istituto, l'ITS, e presso la nostra azienda Leonardo, il nostro centro eccellenza a Chieti, avranno la possibilità di fare formazione nei nostri centri e anche training on the job, affiancati dai nostri professionisti, e quindi penso un'esperienza molto entusiasmante per tutti i giovani che parteciperanno. Confindustria Chieti Pescara, altro partner di prestigio di questi nuovi corsi avviati dall'ITS, e Lino Livastri. Sì, Confindustria ha fatto sì che si avverasse questo sogno, cioè quello di avere una formazione di tipo specialistico sul territorio. Abbiamo collaborato con la sezione dei servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara e insieme alla Fondazione ITS e agli altri partner per elaborare al meglio un profilo e un percorso di studi per questi ragazzi. Questa collaborazione come si porterà avanti? Allora, su due ambiti. Innanzitutto quello progettuale, quindi come ho detto prima per la progettazione del corso, e il secondo, quello più importante, quello di mettere a disposizione delle nostre aziende dei percorsi dal punto di vista formativo complementare a quello della formazione in aula. Vogliamo anche dire che molti ragazzi che vengono fuori dall'ITS fanno degli stage nelle aziende, anche molte associate a Confindustria, e poi trovano occupazione. Sì, anche sì, assolutamente sì. Le aziende si mettono a disposizione per ricevere questi nuovi talenti digitali e hanno delle ottime possibilità di lavoro. Non a caso anche le aziende dei servizi, soprattutto quelli ICT, di software industriale, hanno bisogno di nuove risorse per competere meglio sul mercato e offrire ai propri clienti professionalità di altissimo profilo. E per il terzo anno si rinnova la collaborazione di Adecco Italia con l'ITS, Carmela Gallo, una partnership che va avanti. Una partnership che è partita nel 2009, perché noi siamo soci dell'ITS di Lanciano, e quest'anno festeggiamo sostanzialmente il terzo compleanno, nel senso che sono già 3 anni che avviamo dei percorsi di alta formazione all'interno delle aule dell'ITS appunto, ovvero ci occupiamo di fare in modo che tutti gli studenti che frequentano l'ITS, le nostre aule in particolare, abbiano l'opportunità di accedere, di incontrare le aziende non attraverso un tirocinio formativo, ma attraverso la costituzione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ovvero l'apprendistato di alta formazione. Per cui siamo partiti con la prima edizione nel 2019, il 2021 abbiamo effettuato la seconda edizione, quest'anno 2 aule sono completamente appannaggio di Adecco, nel senso che la prima per tecnici della cyber security vedrà ragazzi svolgere il proprio contratto di apprendistato di alta formazione presso Leonardo, la seconda aula dedicata invece alla meccatronica vedrà gli altri ragazzi poter avviare dei percorsi di lavoro presso aziende estremamente importanti del territorio abruzzese. E questo brillante percorso parte nel 2009 come ITS Sistema Meccanica all'interno del Polo Automotive, e quindi parliamo di questo, Raffaele Trivilino. Certo, diciamo che il Ministero ci contattò come esperienza, come best practice in Italia nel settore proprio dell'automotive, e proprio tramite la Honda di Lorenzo, insomma, tutti quanti, e quindi abbiamo cominciato a fare chiacchierate col Ministero, poi noi abbiamo coinvolto ovviamente le scuole, abbiamo coinvolto le amministrazioni, la provincia, il comune, tutti quanti, e siamo partiti in questa avventura, come ricordava proprio il sindaco di Lanciano prima. È una bella avventura perché nasce veramente in un momento, allora parlare di scuole intermedie, di scuole diciamo post diploma era difficile, come per certi versi è ancora difficile adesso, e invece sapere che praticamente stiamo lavorando dal 2012 con i primi corsi, una serie di corsi positivi, ma soprattutto con un placement al 94% delle persone, cioè che trovano lavoro,
è impressionante, quindi diciamo che noi siamo molto molto contenti, seguiamo ovviamente l'ITS da vicino, il presidente è un nostro consigliere d'amministrazione come sempre, quindi noi indichiamo il presidente, ma ripeto c'è una strategia comune dove mettiamo insieme la ricerca che si fa nelle imprese, quindi le nuove strategie e oggi tutto il tema dell'ICT che chiaramente va, non dico a completare, ma in questo momento a essere un punto di riferimento proprio per lo sviluppo delle imprese, quindi il nostro sistema. Vogliamo fare anche un riferimento sull'attuale situazione dell'automotive? Certo, io sento molte voci, diciamo, negative. Non dobbiamo essere negativi perché abbiamo un grande tesoro. Questo tesoro va tenuto stretto perché non è facile rifare un tesoro così. Dobbiamo ovviamente, come si diceva stamattina, scommettere sulle competenze. Noi abbiamo un plus rispetto alle altre aree europee che è quello di avere delle competenze buone, solo che dobbiamo migliorarle sempre di più insieme chiaramente alle tecnologie, insieme alle infrastrutture, insieme alla ricerca, insieme a tante cose. Però noi abbiamo questo tesoro che non è facile fare. Noi siamo gli unici ad avere lo stabilimento più grande d'Europa per la produzione dei veicoli commerciali leggeri, l'unico ad avere uno stabilimento che produce scooter dalla Honda in Europa, quindi abbiamo due cose importanti, oltre alle altre imprese ovviamente che lavorano per loro e che sono in questo territorio, è importante esserci tutti quanti in modo positivo, lavorare, studiare, aggiornare le proprie competenze perché, come si diceva prima, la sfida adesso è importante. Meccanica, meccatronica, informatica, insomma un'escalation, un lungo percorso. Antonio Maffei. Sì, in pratica noi siamo nati come istituzione formativa dal 2012 e siamo nati soprattutto a servizio delle aziende automotive, meccanica automotive della Val di Sangro, ma poi nel 2018 è stata creata un'academy tutta dedicata a Stellantis, Sevel. Poi ancora nel 2019 abbiamo cominciato con un'attività con Fater in collaborazione con Adecco e già qui si è allargata l'attività, come dire, di competenza della nostra ITS Academy, poiché tutto il settore manifatturiero ormai richiede tecnici meccatronici. Questo arrivando fino a quest'anno, che è l'anno di svolta perché allarghiamo le nostre competenze non solo alla parte meccatronica ma anche all'informatica, con la partenza di due nuovi percorsi completamente progettati con le aziende più innovative dell'Abruzzo. E fate molta attenzione anche alle competenze trasversali, insomma creare una formazione completa ai giovani. Sì, le competenze trasversali oggi sono importanti quanto quelle tecniche, perché le competenze tecniche evolvono molto velocemente, le competenze trasversali i ragazzi le devono acquisire ed avere, saranno costanti per tutta la vita. Quindi parliamo di team working, quindi lavorare in gruppo, in tutte le aziende ormai si lavora in gruppo e non da soli, avere una comunicazione efficace, avere il senso del tempo e lavorare per obiettivi, capire che si partecipa ad un progetto complessivo, quindi il project management, a cui noi diamo molta molta importanza. Dove si svolgeranno i corsi nuovi? I corsi nuovi si svolgeranno prevalentemente al Pomiglio di Chieti Scalo. Questo perché le aziende legate all'ICT sono prevalentemente in quel territorio.